Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Bowcraft. Finalmente ho deciso, glielo do io il nome, dai, alla fine Bowcraft, perché la cosa della Magicraft che mi avevate proposto voi è carina, sì, però dato che non si parla solo di magia, è una delle mod principali della magia sicuramente in questo modpack, però non è quella più importante. Quindi ho deciso alla fine di scegliere io il nome e di chiamarla Bowcraft, perché non sappiamo cosa si farà, quindi boh. E siamo nel quarto episodio, mi scuso per il terzo episodio che è stato un po' incasinato, perché quello lì doveva essere il quarto, perché ne avevo registrato finalmente uno insieme ai miei amici, insieme a Loris, che doveva essere il terzo, l'ho perso, evviva, no? L'unico video che sono riuscito a fare insieme ai miei amici, lo perdo, ma fa niente, noi non ce ne freghiamo più di tanto e facciamo questo altro episodio da soli, perché anche oggi sono da solo, sì. Sono da solo, sarò da solo, ma non ci interessa troppo a noi, perché noi andremo a giocare qui da soli, lo so, però ci divertiremo, perché oggi finalmente andiamo in un reame, la Twilight. Ho deciso di andare nella Twilight per questo video, sì ragazzi, sì, nella Twilight. Prima di tutto fatemi fare un attimo di togliere la chat, perché se si apre potrebbe essere fastidiosa, dato che ogni tanto anch'io ammetto utilizzo il TP per tornare a casa, d'altronde me lo dà la mod e quindi io lo utilizzo leggermente, ma non mai sempre, molte volte me la faccio a pedania perché cerco di essere il più onesto possibile, ovviamente io non mi gibbo mai niente. Comunque direi di essere abbastanza energici e di fare qualcosa in questo video, come nello scorso che abbiamo finalmente portato a casa dei risultati. In questo qui, guardate, ho fatto questo fantastico piccone oggi pomeriggio, l'ho fatto di manilium, è fortissimo, guardate, durabilità più 500, autofusione, autoriparazione, velocità e fortuna, è fortissimo. Poi c'ho anche, a quanto pare gli ho dato il nome C, si chiama la mia accetta, sempre di manilium, mentre invece la spada c'ho di diamante, ma poi la potenzierò. Prima di andare nella Twilight vi volevo mostrare il nostro dinosauro che è cresciuto, è passato un giorno dalla registrazione dello scorso video, quindi anche un giorno più o meno, no scusate, quindi anche in realtà per voi due giorni, per me un giorno solo. Guarda, è diventato un po' grandino, no? E sta continuando a crescere, è alto quasi 7 blocchi adesso, tipo 6 e mezzo, credo che diventi alto 7 blocchi, lungo non so quanto sia, ma guardate quanto... Ehi, buongiorno amico. Quindi ho anche... Sì, ok, allora, intanto lei mi faccia il piacere di abbassare un po' il volume. Mettiamo il volume delle creature ostili al 50%, il volume... per musica non lo vogliamo, giocatori chi se ne frega, creature amichevoli 50%, abbassiamo un po' sto volume, E la mettiamo tutto al 50%, a parte i blocchi, che mi piace sentire il rumore dei blocchi, quindi un 75%. Tempo atmosferico mi dà molto fastidio, quindi mettiamolo a un 40%. Ma lei è davvero gigantesco, gli ho messo l'autofeed come avete già visto e l'ho riempito bene, ma non mangia. Cioè ha mangiato solo una volta. Stai calmo ciccio, Come potete vedere gli ho già migliorato un po' la zona, ho messo un po' di erba e anche un laghettino, cioè un po' di acqua. Ma... soprattutto andrò poi a rifare tutto, cioè a fare bene le pareti e a far allargare un po', allargherò di qua di 2 o 3 blocchi, anche di là 2 o 3 blocchi, perché è un po' troppo stretto, ho visto. Cioè lui ci sta tranquillo, però guardate la coda già, cioè lì c'ha tipo, però basta, basta, ehi, non mi far arrabbiare, guarda che c'ho la spada, non mi far arrabbiare, ehi, ti ho detto di non parlare, ehi, shh, non rispondere, Ancora? Guarda che non ti tolgo tutto il cibo, non ti voglio più sentire. Va brava, cuccia. Ah, guarda un po', sti dinosauri che si ribellano. Ma direi di non perdere altro tempo in cavolate e di iniziare subito ad andare nella Twilight Forest. È molto probabile che la prima volta che entrerò nel portale mi butterà fuori dal server, quindi in tal caso... vabbè, vi taglio la parte in cui devo rientrare. Allora, vi ricordo il portale della Twilight si fa mettendo un buco 2x2 con un secchio d'acqua circondato di fiori e poi basta buttare dentro un diamante.
È vero, io ho l'armatura che non mi permette di buttare le cose. A parte questo pezzo che l'ho trovato in una cassa buttata, che ci sono i meteoriti che lasciano anche le casse in giro, sì. E mi ha dato questa qui che mi dà Fire Immunity se ho il set completo. Ed è più forte di questa qui. È tipo forte come il diamante, se non di più. Però. Voilà, guardate che bel coso. Togliamo questa cosa qui, che sennò poi muoio di caldo. Volevo un attimino andare a lasciare dentro al mio zainetto queste cose. No, qui non mi fate arrabbiare, eh? Ok. Qui c'ho anche del fuoco nell'inventario perché me l'ha droppato un ogre del fuoco. Allora, come attrezzi siamo messi non proprio benissimo, ma tanto nella Twilight di materiale. Allora, cibo. Cibo nella Twilight ce l'abbiamo. Perché abbiamo i cervi, scusate, che ci droppano il cibo. E per di più io con la mia. Col mio piccone gli do anche fuoco, quindi ammazzandoli, dandogli fuoco, poi il loro cibo mi viene cotto. Quindi andiamo. Oh, ragazzi, finalmente ce l'abbiamo fatta. Siamo qui nella Twilight. Mi ha buttato fuori dal mondo, cioè fuori dal server, e cioè, ho dovuto pure riavviarlo perché non mi faceva entrare. Quindi datemi un attimo che io lo zaino lo levo, perché è troppo fastidioso. Fa le sbrilluccichio in cielo, che fa anche laggare leggermente, quindi facciamo brillante, così ci vedete un po' di più. Allora, siamo nella toilet. Intanto, assolutamente, checkpoint. Qui c'è checkpoint, vabbè. Waypoint con scritto portale. Qui, così sappiamo che il portale è qua. Allora, siamo nella Twilight, siamo arrivati. E la trovo come al solito molto molto scura. Qua c'è l'acqua, dimmi che si può bere, non è acqua avvelenata. No, perfetto, ottimo. E abbiamo già, vedete lì, un labirinto, perché l'ho visto nella minimappa. Cioè, direi di andarci subito. Guardiamo se qua dentro c'è qualche un animale da uccidere o qualche segretezza, perché io la Twilight l'ho già giocata in altri server, ovviamente, voi sapete, però non la conosco benissimo. Questa ossidiana ce l'ha. Ma il mio piccone è lentissimo a rompere l'ossidiana. E poi però mi ricrei pure il blocco. Ah, sapete che vi dico? Lasciamola lì. Lasciamo lì quell'ossidiana e andiamo in questo labirinto. Ovviamente prima ci pigliamo l'oro, che il mio piccone. Perché non mi fa pigliare? Ragazzi, perché con questo piccone funziona e con l'altro no? Ah, ok, adesso va. Tipo sta laggando tanto. Però se lagga così tanto, allora io esco e rientro nel mondo. Forse adesso lagga un po' di meno. Sono uscito e rientrato dal server. No. Lagga uguale. Ragazzi, mi scuso per questo lag, che la Twilight, sapete, appena ci entri la prima volta, lagga sempre un po'. Poi cercherò di risolvere questo lag fastidioso, che vabbè, dai, è accettabile, su. Direi quindi di non perdere tempo e di andare in questo labirinto, magari non laggare. E per farlo passerei da qua, perché non ho voglia di dover scavare terra. Quindi andiamo da qui. Teniamo. Non ho munizioni. Non ho munizioni. Sì, vabbè, qui manco mi dà lo zaino adesso, vabbè. Mi dia lo zaino, dai, gioco. Ok, grazie. Scusate, ragazzi, per questo lag fastidioso. Cioè, che lag? Non è lag, è strano, perché tipo non mi dai blocchi, però vabbè. Stiamo attenti qua dentro. Là. Qui dentro lagga molto, quindi io abbasserei un po' i chunk ancora. Lo so, 4 fa veramente schifo. Però tanto qua dentro cosa dovete vedere? Nulla. Allora, intanto io andrei a rompere questo subito.
Grazie. Una zappa di diamante. Wow. Frecce, grano, funghi. Niente di che qua. Mela d'oro, frecce. Frecce. Questi fiori non ci servono. Questo può servire. Questo lo prendiamo sempre. Voilà. Questi materiali sono un po' inutili alla fine. Quello che danno questi labirinti non serve praticamente a nulla, eh. Però sono pur sempre carini da esplorare. Allora, queste lucciole non le piglio adesso, ma le piglio. Muoia, muoia, muoia. Grazie. E lei invece venga rotto, grazie. Grazie, gioco. Allora, grano. Questo lo prendiamo. I semi di anguria li pegliamo. La ragnatela non me ne faccio niente. Quindi, oh, guardate qua un altro. Rompi, rompi, rompi. Vabbè. Mela d'oro. E altri funghetti e robe. Funghetti li piglio molto volentieri. Piglio volentieri questo. La mele non. Beh, le mele possono sempre servire, dato che non ne ho molte. Ma direi di uscire da qua che si esce, giusto? Sì. Ok. Allora, da che parte andiamo a esplorare? Perché vorrei esplorare un pochino. Poi magari qualche parte dove non troviamo. Anzi, sapete che c'è io adesso? Cerco la naga e appena la trovo riattacco il video. Ragazzi, non ho trovato ancora la naga. Cioè, ho girato poco, un minutino. Però ho trovato un altro di sti labirinti. Esploriamolo, dai. Pur sempre qualcosa da esplorare. Allora, un vaso, niente. Un'altra zappa. Semi, queste cavolate, scusate. Allora, qui un arco, prendiamolo che non ne ho ancora io di archi. Questo, le cordicelle le lascerei qua, poi. Chi è che è nato? Perché mi indica due mob, nemici. Sti ragnetti brutti. Sti ragnetti brutti sono nati. Ma morite. Ragnetti, allora, qua ci sono. Ma dai, iniziamole a prendere, va, ste cose. Ah, lag assurdo, scusatemi. Che brutto rumore che fanno poi quando te le pigli. Ah, che brutto rumore. Allora, vediamo un po' se di qua c'è una strada. Siamo tornati qua. Allora, forse di qua ce n'è ancora uno, no? Forse no, vabbè, ecco, mo come si esce da qui? Qua, va bene. Non ho trovato i ragazzi di altre casse. Torno alla ricerca del naga. Ragazzi, non ho trovato la naga, però ho trovato in compenso questa montagnetta. La vedete anche dalla minimappa che si vede, no? Io so che nella Twilight queste montagnette contengono delle caverne, cioè c'è una caverna al di sotto con tanti diamanti anche possibilmente, o comunque con delle risorse. Quindi non abbiamo trovato purtroppo la naga in questo episodio, ma diamo un'occhiata a qua dentro utilizzando magari la pala. Ma io non mi do per vinto e nel prossimo episodio assolutamente andiamo a cercare la naga, capito? La dobbiamo andare a cercare assolutamente. Quindi scaviamo qua dentro. Infatti, guardate. Boom. Aia, intanto mi sono fatto anche un po' di bua. Guardate qui dei buoni minerali. Che fortunatamente. Sì, però il fatto che mi giri la roba intorno non mi piace. Allora, intanto B, così buttiamo tutte le cavolate che abbiamo trovato qua dentro. Fino ad adesso. Tutte queste cose qua. A parte il cibo che ce lo mangeremo così. Ah, ecco, mi faccio un po' di pane già che ci sono. Così abbiamo cibo per vivere e un attimino in questo reame. Questo 6 e questo 6, ok, vanno bene, allora. E poi lo zaino io lo tolgo come sempre perché voi sapete che a me dà fastidio perché mi fa allaggare. Allora, guardate lì, c'è anche una cassa, vediamo un pochino se contiene qualche buona risorsa. Oh, l'ore magnet. Cos'è questo qui? La transformation powder? Con del altro coso per il. Cosa serve? Fa vedere un po'. A nulla, non ha utilizzi, neanche questo. Questo forse avrà un utilizzo? Ma che servono?
non serve a nulla. Ma che utilizzo ha sto coso? Vabbè. Non facciamoci domande, lasciamo perdere. E raccogliamo questo fantastico... cos'è? Alluminio? Sì, dovrebbe essere l'alluminio. Sì, che l'alluminio è molto molto prezioso. Sto ragneggiare mi dà un po' fastidio. Dov'è sto ragno? Io so che ci possono... Ah, scusate per le laggate, però in questi posti un pochino lo fa. Spero che ci sia anche un'altra cassa. Allora, no, intanto c'è uno spawner, quindi lo togliamo. E uccidiamo il ragno. Togliamo gli spawn... un'altra cassa e togliamo lo spawner. Gli scheletri, che non ho voglia di affrontarli. Questo blocco mi dà fastidio. Qua un'altra di quelle cose, altra transformation powder... questo e delle torce, ecco, le torce che mi mancavano mi farebbero, mi fanno molto comodo, diciamo. Allora, qui raccogliamo questo altro minerale. E vabbè, dai, non abbiamo trovato il granché qua dentro. A volte si trovano molte cose nelle casse in questi posti, eh. Ci trovano dei buoni tesori. Noi magari non abbiamo avuto molta fortuna oggi. Fammi andare a controllare qua nei cunicoli. Se c'è... No! Le frane non ci tengo, aia. Mi hanno fatto anche male. Ma vabbè, dai. Non c'è nient'altro, ho capito, qua dentro. Ma noi non vi preoccupate perché io adesso andrò a cercare la naga. Nel prossimo episodio mi vedrete che l'affronterò. Andrò a cercare adesso, appena chiudo, e registro subito l'episodio successivo. Perciò, a me per questo episodio... della Bowcraft, cioè il quarto episodio della serie, non mi resta che dire ciao ragazzi!